A Radio 2 Social Club tra pochi istanti Claudio Baglioni che è già qui, is in the building. Claudio Baglioni is in the building. Attenzione, attenzione, perché adesso noi lo presenteremo parlando dei suoi prossimi concerti. Prima abbiamo detto del film, che è un gran regalo di compleanno, perché il 16 sarà il suo compleanno, ma adesso presentiamo con un video di presentazione che potete sentire in radio e vedere in televisione i concerti del Foro Italico di Roma, 6 date dal 21 al 30 settembre, poi a Verona dal 5 al 7 ottobre e poi a Palermo dal 12 al 14 ottobre con il tour, non mi fate sbagliare, A Tutto Cuore. Bravo. perché Claudio, ogni tour ha un nome, è una cosa precisa, quindi ci vediamo insieme questo video di presentazione del tour di Claudio e poi Claudio Baglioni con noi a Radio 2 Social Club. E Claudio Baglioni è qui a Radio 2 Social Club, un graditissimo ritorno da noi. Ciao Claudio. Bentornato Claudio, evviva. Grazie. Ti presentiamo Martina. Ciao Claudio, bentornato. Sì. Ciao Martina. Ciao Claudione. Martina, guarda qui c'è una... Vuoi venire vicino a me? No, lì. Devo dire che voi siete molto carini e simpatici, ma Martina è meglio. Ragazzi, io lo sapevo. Anche tu non sei male, Claudio. Ho fatto una battuta così tristo tarda. Senti, loro sono qui, sono venuti all'alba per te ad aspettarti, hanno visto tutti i tuoi concerti, vedranno anche quelli che farai a settembre o ottobre. Lo so, purtroppo sono malattie croniche che non sono recidivi. Avete un medico in sala? Di base? Oppure uno specialista? Anche d'altezza. Però forse un primato ce l'abbiamo, così presto di mattina l'avete visto mai, l'avete incontrato mai Claudio? No, la prima volta, sempre la sera, i concerti, dopo. Loro sono accampati sotto casa, secondo me l'hanno visto la mattina. Claudio apre le finestre della camera e te li ritrovi sotto. C'è la signora che vive sotto casa tua. Ma avete scambiato per quello che si veste di bianco sempre? No, no. Faccia dal palco. No. Senti, ti abbiamo visto ieri. Santità. Anche se santità. Ti posso dire Claudio che sarebbe un esperimento bellissimo. Se tu provassi a parlare un poco in spagnolo così, sarebbe bellissimo. Apri i tuoi concerti così. Benvenuti. Buonasera, esatto. E li destabilizzi un attimo. Con le parole delle sue canzoni, però. Strada, esatto, facendo, esatto, come esatto. Potrebbe dire, io ed i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme. Sarebbe stupendo, ragazzi. Sarebbe stupendo. Oggi Claudio Baglioni vi benedirà e ci benedirà. Questo guardate, è... che io ho visto alcuni miei colleghi benedire le folle durante. No, giura. Quegli anglosassoni tutti ti benedicono. Sì. God bless you è sempre dietro le porte. Pino Daniele mi aveva soprannominato il Papa. Ah! Perché? Perché per un periodo di tempo, ma è una cosa che faccio anche adesso che sono così un pochino più maturo come ragazzo, mi vestivo come i vigili urbani, di nero d'inverno e di bianco l'estate. Vigili urbani. Allora lui aveva preso tutta la parte bianca e diceva oh papa. E allora una volta ci trovavamo io e lui nelle quinte dell'Arena di Verona e Renato Zero, e io ho detto allora potrei essere Claudio 1. Poi ho guardato Renato e gli ho detto: vedi, tu Renato già sei papa, Renato 0. Ma lui non ha capito. Ha capito. E non ha riso per niente. T'ha guardato. Però penso, un papa che si chiama Renato 0. Perché va detto che Claudio, che ha avuto la fortuna di frequentarlo nel privato, Claudio è un umorista. Tu nasci umorista. Cioè. Sì. Anche se da ragazzo purtroppo poi ho dovuto fare il cantante. Anche facevi canzoni malinconiche che ti hanno portato a un soprannome non proprio Agonia si chiamavano. Agonia, io ero l'unico che aveva un soprannome un po' esistenzialista. Al bar mio al Prenestino c'era il sorcio, il topo, il mastino, il volpe, poi c'era anche Spinterogeno perché faceva il meccanico. Ma il massimo venne raggiunto con il galleggiante, che era l'idraulico. Pensa che bello, il galleggiante è tanta roba. Galleggiante. E te la prendevi? No, quello che poi prese il nome migliore di tutti fu il Sommo, che sembrava, dice, sai, il vate, il grande poeta. La verità è che Sommo era una contrazione di sommergibile, perché c'aveva la testa fatta così. Era un po' allungata.
Allora, da sommergibile sommo. A Roma con i soprannomi siamo veramente spietati. Noi c'avevo un amico con un orecchio solo che chiamavano Ertazzina. E quindi voglio dire, siamo veramente proprio, se ti vogliono accrescere la tua insicurezza. C'era il manichetto solamente da una parte. Ertazzina. Senti, ma non t'ha pesato il fatto che ti chiamassero Agonia? Ti sei vendicato poi nel tempo? No, per questo che ho cercato di diventare divertente, ma non è... No, voglio perché dire, insomma... vedevano, io che arrivavo col maglioncino un po' esistenzialista francese, un po' Juliette Greco de Noantri, e dicevano, guarda, sta arrivando Agonia, regolarmente vestito di nero. Non è che ho cambiato tanto poi nella vita, però... Però io vi garantisco che, a parte le canzoni straordinarie, ne stiamo sentendo una dopo l'altra. Adesso ascoltiamo e vediamo, perché sai che noi abbiamo questa doppia valenza, siamo su Rai Radio 2 e domani mattina siamo anche su Rai 2 e poi c'è la Visual Radio che comunque... Io ho un po' nostalgia di quelle radio, quando partecipavi potevi venire coi tacchi bassi. Coi tacchi a spillo. Anche quei bigodini in testa, tanto non ti vedeva nessuno. Invece no. Il preparato. Adesso ti devi acchittare, diciamo, per venire qua. Infatti, ma sei bellissimo. Posso dire? Lo sto ancora pagando. Lei pensa che io sia invidioso di... Lei pensa che io... Grazie, sia invidioso, Martina, di te. Tutti meriti Agonia come soprannome, Luca. Tu pensi che io sia veramente invidioso di Claudio? Cioè, ed è vero. Perché è vero. Avresti tutte le ragioni per essere. Esatto. Ho proprio tutte le ragioni per essere. Grazie, è vero. Grazie. È bello come il sole, è fisicato. Claudio, lo sono anche io della sua parte comica, quindi pensate. Voi tanto... A me la distanza ci aiuta, sapete? Anzi, qui siamo anche troppo vicini, il pubblico andrebbe mantenuto a una certa distanza. Sì, sì, sì. Mia madre, quando ho compiuto 50 anni, mi consigliò e disse: Claudio, è il momento che ti devi far fare le foto un po' più da lontano. Carina mamma. Vedo quando c'hai una persona così a casa. Certo. Va bene, dopo voglio dire una cosa sui tuoi genitori, una cosa molto tenera che hai fatto all'inizio della tua carriera. Adesso ci ascoltiamo e ci vediamo via con le immagini dall'Arena di Verona 2018 nel tour Al Centro.
che drizzi i capelli, un pacchetto di fumo, il vento di legge il mio giornale, e domani uscire di nuovo, farmi una faccia break per il prossimo carnevale, un chiarone freddo come un rasoio, per un altro giorno che nasce, voglio, voglio, voglio. Parlavi di tua mamma che ti ha dato questo consiglio amorevole di farti fotografare. Vabbè, da lontano. Aveva cura della mia... della tua immagine. Eh sì. Eh beh, certo, mamma. Ogni scarrafone. Ma quale scarrafone? Cosa per me? Hai detto no, scarrafone no, a prima, Claudio Baglioni. No, perché siamo prima male. Abbiamo citato Pino, quindi... No, vabbè, ma certo, è un paragone letterario. No, no, letterario. Lui è lo possum, tu, sommo Claudio, no, per carità. Sommo la santità. Io divino, casomai. So che i tuoi genitori l'avevi portati a mangiare una pizza con il tuo primo guadagno, che fu di quanto? 1000 lire. La tua prima esibizione fu pagata 1000 lire, quanti pezzi? Sempre nell'epoca moderna, certo. Ma Fiorini, no, i sesterzi. Allora, io avevo 15 anni e mezzo, quasi 16 anni, quindi già sfruttamento di lavoro minorile, sì. Non c'era il telefono azzurro. Immagino hai fatturato, no, quelle 1000 lire. Non me lo ricordo, non lo diciamo perché siamo controllati in una rete pubblica. È retroattiva poi la cosa. Come minimo. Pensa Claudio, adesso ti compri tutto il Crazy Pizza di Briatore se vuoi, pensa che upgrade che hai fatto. Potrei farlo. Ci pensi? Con 1000 lire. Allora, no, io venni ingaggiato... per cantare in una... pensavo che fosse una cosa di varietà, in verità non era ancora varietà ma era avanspettacolo, quindi c'era il comico, c'erano le soubrette e giravano senza il reggiseno, avevano delle stelline messe così proprio a protezione dell'ultimo baluardo che si poteva vedere. E io che pensavo, ogni volta che passavano queste signore molto munite, insomma, molto appariscenti, io mettevo gli occhi a terra pensando così di non metterle in imbarazzo. Come quando passa l'imperatore in Giappone. Tutti quanti. Facevi finta di cercare le cose, Claudio. Dicevo, dico, che ha perso. E questo è passato. E non ho avuto un grande successo, ho fatto 2 canzoni e mezzo perché la terza non me l'hanno quali? Fatta quali? Finire. Te le ricordi? No, ma ero proprio... No, vabbè, non faceva delle cover, ovviamente, okay, le cose di altri. Sono andato con canzoni di altri. Però 1000 lire, primo guadagno, 1000 lire. Ci porto i miei a cena fuori. Il pubblico era veramente tutto di militari e mariti in libera uscita. Anche i mariti erano in libera uscita. E si sentivano quelle cose tipo... Solo uomini. Dischi, cose. Sì, io poi avevo gli occhiali, vestito di nero, tutto. Per insomma, aiutare sempre. Non fu un grande successo, però con quelle 1000 lire andammo in pizzeria, non bastarono, mio padre dovette mettere il resto, però ci siamo mangiati una pizza. Beh. Anche perché quando vai in pizzeria c'è sempre qualcuno che ordina la carne, il pesce e ti frega tutto, cioè capito, cambia te, ti fa, no, ti alza la media. Quelle pizze col sovrapprezzo, che non, esatto. Uno deve mettere un limite. Esatto, tra Massimo pochissimi Margherita. Giorni. Massimo. Devo sbrigarmi, se no non riusciamo a vedere il trailer del film, perché tra sì. pochissimi giorni ti hanno fatto questo regalo meraviglioso nelle sale 15, 16 e 17. Per la verità io avrei sperato anche in un regalo più consistente, ma il produttore e il distributore se la son cavata, tant'è che il sottotitolo che mi mette in imbarazzo, buon compleanno Claudio, non l'ho deciso io, e tra l'altro mi ha privato di un regalo solido, insomma. Claudio, mettiamo gli avvocati se vuoi, produttore, sì, lo portiamo al forum, se non sì. sei contento. Secondo me sì. Ah, sì, si potrebbe fare, è una bella trovata. Ci questa. Vediamo adesso, ci ascoltiamo il trailer del film Tutti Su, buon compleanno. Ecco, con Claudio Baglioni qui a Radio 2 Social Club in occasione della presentazione del film nelle sale 15, 16 e 17 maggio. Tutti Su, buon compleanno Claudio. Buon compleanno Claudio. Ci hai pensato a questo compleanno? A parte adesso sarai nelle sale, però tu non ci vai fisicamente, immagino.
No, no, già l'ho visto, tra l'altro, per cui... Com'è? So anche come finisce. Non ci spoilerare. No, finisce bene. È un bel film. È un film, sì, a lieto. Lo consiglieresti? No, e poi mi sono sorpreso, perché mi sono riguardato anche con discreto piacere. Di solito, no, io insomma, sono sempre... Non ti riguardi, di solito? No, la metafora mia è del bicchiere mezzo vuoto, sempre. Invece... Ecco, io questo ti volevo chiedere. Nonostante... Quante... Si parla di migliaia di concerti in carriera. Cioè, fatto... Qualcuno dice 2000, ma io qualcuno forse non ci sono andato, perché 2000 mi sembra... Ma per me... No, mi sembra una cifra inverosimile. Ho capito, ma questo signore l'altro anno ha aperto la stagione lirica del Teatro dell'Opera di Roma con 12 concerti consecutivi alle Terme di Caracalla. Cioè, scusate se è poco, prima abbiamo visto alcune delle immagini, una magia ha portato, no, sul palco... Sono soddisfazioni, possiamo dire. 123 però, persone, no, fra musicisti... Sì, 123 con me, insomma. Il 3 l'ho fatto arrivare io, mio figlio e un scusa musicista. Ma è un numero che hai scelto casualmente? 1, 2, 3 via. No, voglio dire 123. No, è venuto, sì, no, perché è venuto a Roma comodo. C'è una famosa canzone, siamo in 123, canzone bellissima. No, ti dicevo, nonostante la tua esperienza, hai fatto tournée da solo. Io ne ho fatte adesso 156 in 400 giorni. Di sempre di teatri lirici, guarda, in assolo, guarda che c'è scritto qua. Se sono ancora vivo, cioè, voglio dire, e ve lo sto anche raccontando, il che... No, non solo, ma poi fai, voglio dire, sono contemporaneo, fai dei live da quasi 4 ore. Quanto durano? 4 ore? 3 ore e 50? Sì, beh, parlo parecchio, però per prendere fiato. Sì, anche per... No, perché tutto di seguito, insomma. Ma c'è sempre 3 ottave e mezzo di estensione o... non dipende. No, mi si era abbassata la voce, me l'ha avuta la voce, no, da uomo a un certo punto, sì. Adesso stamattina per me, cioè, sapete, no, che quando durante c'è un'intera tournée, io, insomma, si va a letto, ma tu lo sai, insomma, no? Non lo sa. Da soli, sempre, ma... No, a me cercano di mettermi a letto prima del concerto, per non fare danni, capito? Però non si fa mai prima delle 3, le 4, poi se arrivi in albergo e c'è sempre qualcuno che dovrebbero, secondo me, assolutamente ingaggiare nei servizi segreti, perché ne sanno più dei nostri agenti, che ti aspetta e dice, oddio, ma anche tu stai qua, che lui ti dice a me, capito? Dico, incredibile! Dai, ti puoi fermare 5 minuti alle 4 di mattina? Che tu sai proprio, ti vorresti solo ammazzare, cioè, dentro il letto. Esatto. E allora tu lo guardi e lui fa, ti prego, sono 30 anni che aspetto questo momento. E tu ti giri e fai, ma scusa, ma quando l'avevamo preso stavolta? certo. No, dicevo, nonostante un'esperienza, hai fatto tutto veramente, ogni tipo di concerto, anche da solo al pianoforte, però ho letto una tua intervista bellissima, peraltro, in cui dici che la prima serata che ti sei seduto al piano a Caracalla c'hai avuto quasi una crisi di panico. Ma può essere? Mi è venuta in tarda età, per me è venuto anche il panico. Ma veramente? Cioè... Non ci possiamo far mancare. Sì, sì, hanno cominciato a tremarmi le mani. Un po' d'ansia. Arrivando vicino alla tastiera era proprio un riflesso condizionato. E lì il problema, no, è che per i pezzi svelti va anche bene. Perché sì, uno fa un po' più di note, insomma. Esatto. Sono le cose lente, gli adagi, capito? E se la mano trema... il cuore deve essere solido. Certo. Con quale pezzo? Baglioni è umano, sei umano, Claudio, che bello. Con quale pezzo apri lì? Hai aperto a Caracalla? Adesso solo per far vedere che c'ho anche un po' di modestia. Noi scendiamo ogni tanto giù dall'Olimpo. All'Olimpo. Ma come l'hai superata? E piano piano, insomma, facevo le facce, molto così, molto preso, cioè, dall'esecuzione. La verità è che cercavo di fermare. E poi lì sono le mani che si parlano tra di loro tranquilli. Dicono dalla regia, la ricordi, dicono, sì, scusate, ma i cantanti ancora non hanno imparato a usare il microfono. Sono le prime volte. Sì. E quindi l'hai superata, sei andato avanti, e la mano era più ferma. La mano poi è restata, sì, ferma. No, è stata veramente un'esperienza. Io devo dire che abbiamo fatto 50.000 chilometri in due fasi. Viaggiato di notte, 50.000 no? chilometri sono 10.000 chilometri più della circonferenza dell'Equatore. Ma non c'è stato un secondo di stanchezza. Perché guardate che è una cosa meravigliosa fare questo mestiere. E poi, comunque, lo dicevo tutte le sere, è sempre meglio che lavorare. Lo diciamo tutti i giorni qua, quindi
Oh, a un certo punto tu al Festival di Sanremo, mi pare negli anni 80, ricevi un premio, un riconoscimento per la canzone del secolo, questo piccolo grande amore, ma qualcuno disse il secolo non è finito. È vero, non era finito, infatti poi scrisse Mille giorni, che non se la gioca. Adesso noi ce la ascoltiamo e ce la vediamo da Caracalla, proprio durante i concerti di Caracalla. C'era da fare, sapete farlo e lentamente noi fuggimmo lontano dove non ci si può più pensare. Finimmo prima che lui ci finisse, perché quel nostro amore non avesse fine. Averla solo l'ora di uscire, quando mi accorsi ero lì per prenderti. Chi mi vorrà dopo di te, si prenderà il tuo armadio e quel disordine che tu hai lasciato nei miei fogli, andando via così come la nostra prima scena. Solo che andavamo via di schiena, incontrò a chi segneremo quello che noi due imparammo insieme. Non capire mai cosa sei già stato per davvero, quell'attimo di eterno che non c'è, mille giorni di te e di me. Ti presento
che questo non è un pezzo, questo è un volo, è una cosa straordinaria. Tra parentesi, scusa, cosa puramente tecnica, però siccome c'è questa intro di pianoforte, questa frase di pianoforte meravigliosa, voglio sapere, ma sei partito da lì, è venuta con l'arrangiamento, è venuta dopo? No, è venuta poco dopo. Il brano si è formato nel tempo, insomma, non è venuto tutto insieme, anche se la struttura è abbastanza semplice. E sì, questa frase mi ricordo che a un certo punto ho detto, però è talmente distintiva, ecco, che può essere veramente un buon attacco. D'altronde le canzoni cominciano ancora prima che i cantanti attacchino il loro duro mestiere. E quindi ecco, questa parte si è arrivata poco dopo, però insomma ha portato molta fortuna anche lei. Album che ebbe una gestazione non facilissima, mi ricordo che... Quasi 2 anni. Quante prenotazioni? 540.000 copie vendute già in prenotazione. Io ricordo i tormenti della Quando ancora il disco non era terminato. No, fu una cosa, sì. Quindi un grandissimo successo. Cosa ti mancavano? Successo. I testi? Cosa ti mancavano una parte dei testi e poi una parte, diciamo, degli arrangiamenti che non mi avevano soddisfatto, quindi ricominciamo a farlo. Ma veramente un disco che oggi non si potrebbe permettere nessuno, insomma, di fare. Solo la copertina costò l'ira di Dio e anche 6 mesi di lavoro, quindi... E comunque accade questo, che il disco poi è uscito, ma un disco molto complesso, insomma, di grandi contrasti, 20 canzoni poi tutte insieme. Alcuni lo presero benissimo e altri non l'hanno capito, non lo so, insomma, comunque all'inizio fu disorientante. E poi però, insomma, alla fine è uscito. Il problema però è che nel frattempo si era creato appunto questo momento, esce, non esce, chissà che fa, è vivo, lotta con noi. E insomma, però alla fine, infatti 1000 giorni poteva essere anche la condanna nella sentenza mia di colpevolezza. Posso dire, ciao, sono Renato. Ecco Renato. Posso dire che quell'album lo prenotai anche io e trovai ancora una volta questo coraggio di un uomo a cui io non devo assolutamente dimostrare nulla, cioè il mio affetto, lui lo conosce, sa benissimo che lui e è anche uno... Anche se non hai capito quella battuta... Quale? Renato Zero, cioè siccome lui era... Vabbè, Claudio quella prima. Era un po' stitica, diciamo, la battuta. Ah, diciamo. No, non gli è piaciuta, non è che non l'ha capita, capito? Però ecco, questo suo coraggio di ingannare ancora questo tempo quasi prustiano che viviamo, in cui cerchiamo gli appigli che probabilmente ci mancano, che dove? Sono le stesse mosse che dovremmo mettere in campo per diventare ancora una volta... Vuoi cambiare argomento? Sì, ma se non mi aiuta... Sì, ma tu se mi fai così... Ti do una parola chiara. Io sono matto, tu pensi che io sono buono e caro perché uso questo linguaggio qua. Uno era per dimostrare a Claudio che pure io con le parole ci so giocare, mica solo lui, eh? Devo tagliare? Sì. Sai che Claudio in questi giorni sto in fissa con Lazza. Lo conosci Lazza? Certo, mi sta fuori di testa e ho 2 querelle aperte dai vicini di casa perché mi sveglio alle 3 di notte e mi metto a cantare Cenere. Vado fuori di testa. Aiutami a sparire come Cenere. Tanto non vedevi l'ora. Meglio così. Ma non è il momento di Cenere, è il momento della vita è adesso. Un altro grande pezzo di Claudio Baglioni. E un altro che ti dia respiro e che sicuro diverso.
tuo senso. La vita adesso è l'aria tenera di un dopo cielo e musica di bambini contro i vetri e prati che si lisciano come gattini e stelle che si appicciano. Anche se un sogno cade, sei tu che un vento nuovo tra le braccia, mentre mi vieni incontro, e imparerai che per morire ti basterà un tramonto. In una gioia che fa male di più della malinconia, Social Club, Claudio, tu lo sai com'è, uno può fare 12 concerti consecutivi alle Terme di Caracalla, migliaia di concerti, 4 ore di live, piano e voce, milioni di persone che ti vengono a vedere, però poi alla fine le cose che uno fa all'inizio, anche le più piccole, quelle infinitesimali, te li ricordi per tutta la vita, rimangono stampate. Prima hai parlato della tua prima esibizione pagata 1.000 lire, quasi 3 pezzi. Se volete ti dico anche di quando mi hanno tolto le tonsille, che io me lo ricordo benissimo. Veramente? Eri sveglio? Hanno fatto un attentato e praticamente sì, mi presero poi anche un'infermiera che io non ho mai visto perché l'avrei voluta come il conte di Montecristo ritrovare per consumare la mia vendetta, mi prese la fronte da dietro e mi aprirono la bocca e io sono scappato passando sotto le gambe della suora, che già era anche stata una cosa, diciamo, anche un po' osé, diciamo, no? E poi sono arrivato. Scusa, ma la suora generalmente passa sotto le gambe? Che c'aveva la minigonna? La suora, non capisco. No, è una suora, diciamo, più moderna. Più moderna. Con la tonaca un pochino più corta. E io sono passato mi hanno ritrovato in mezzo alla strada un bambino. No. A 3 anni, che non voleva farsi operare di tonsille perché come il film di Alberto già... Sordi quando deve donare l'occhio e scappa dalla clinica. Che temevo per la mia voce, scusate la... No, dicevo, tra le cose degli inizi, i concorsi canori. Quelli non si dimenticano. I concorsi canori, dove tu vai e sei un appassionato di Polanca.
Sì, sì. Ah, io sì, al mio primo festival, a San Felice da Cantalice, cantai ogni volta. No, come si chiama? San Felice? Eh beh, già il nome, il San Felice da Cantalice. Stupendo. Cioè, guardate il destino. Stupendo. Cioè, come fa uno? Partecipa a un festival a Cantalice. Ma te la ricorderesti ancora ogni volta? Ma sì, perché io facevo le prove davanti allo specchio, quello dell'ingresso, che gli specchi dell'ingresso dove si mette l'abito erano stretti così, certo. Io c'entravo un pochino appena appena dentro e stavo tutto il giorno perché il cantante Polanka, canadese, e muoveva tutto, adesso non si vede, non c'è, però muoveva la, così proprio, la gamba così, no? Allora io tutto il tempo facevo questo movimento. Di qui il nome, Paul. Sì. Infatti. Bella questa, Luca, questa è bellissima. Ma infatti è così che andò. Questa sì. È stupenda. Ma questa la disse anche parlare mio da noi. Non so se ti fa onore, perché mio zio che arrivò da fuori mi vide questo ragazzetto che faceva 14 anni e mezzo e chiese a mia madre, ma che sta facendo? No, è una canzone di un cantante che si chiama Lanka, Polanka. E lui disse, si vede, perché muove un po' l'anca. Quindi tuo zio l'ha detta. Uguale. Insomma, fai le battute tipo lo zio dell'anziano zio, quello che nessuno vuole ai matrimoni. Ma la sapete ogni volta di Polanka, che è un capolavoro secondo me. Ogni volta che torno, non vorrei più partire, pagherei tutto l'oro del mondo se potessi restarmene qui. Ho negli occhi il colore del mare, ho nel cuore l'azzurro del cielo, ogni volta che devo partire io mi porto il ricordo di te, la mia casa è laggiù. Il sole sta qui, tu sei il sole per me, e non vorrei, lo sai, lasciarti mai, perché ogni volta che devo lasciarti sento tanta tristezza nel cuore e mi resta soltanto la gioia di pensare che un dì tornerò. La mia casa è laggiù, ma il mio sole sta qui. Tu sei il sole per me e non vorrei, lo sai, lasciarti mai, perché ogni volta che devo lasciarti sento tanta tristezza nel cuore e mi resta soltanto la gioia di pensare che un dì tornerò, di pensare che un dì tornerò. Ma era la seconda questa? Certo, era il controcanto, la terza. Perfetto. Ma è una cosa. Sembrava che avessimo provato. No, la seconda l'abbiamo passata. Abbiamo sempre la terza. La terza, sempre la terza. Era la terza, ma è difficilissimo. Vedi che no, certe cose non si ricordano per sempre. Ma questa è diretta, vero? Non si può cancellare. No, 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 no. Io amo molto le trasmissioni indirette. Le trasmissioni indirette. Però l'abbiamo fatta meglio di come la feci io quella volta. Sì, peccato. Come andò quel concorso? No, perché lui è troppo giovane, sennò ci saremmo potuti presentare. Tornare a crociare secondo con me. No, cantare insieme già. Ma c'era qualcun altro che ti ricordi? Cioè che è stato più bravo di te là? No, non sarebbe stato possibile. No, infatti. Ma io stupido io a farti questa domanda. Io non lo so per quale motivo. Quel concorso poi l'hai vinto. Allora, il primo anno qui sono arrivato, no, quarto o quinto. Ah. Allora mi sono ripresentato e l'ho vinto. Ah, è stato quello anche quello degli sconosciuti di Ariccia? Quello. Lì sono arrivato. Quello di Teddy Reno? Sì. Ah sì, lì sono. Anche quello, sì. Caspita, tutti te li sei fatti. E lì cantavo invece una canzone che si chiamava I miei anni più belli, che cantava Jim Pitney, un altro canto, perché c'era la moda di molti artisti anglosassoni che erano conosciuti anche in Italia. Poi facevano i duetti a Sanremo, facevano la doppia versione, c'era sempre... Jim Pitney era famoso per avere l'entrata sul palco coi piedi fucilati. Cioè un piede andava a destra e un piede a sinistra. Prima Polanka. E lui trovava la diagonale e praticamente entrava così. Questa è una cosa... Era strabico di piedi, diciamo. Sì. No, a me toglie la pelle il fatto che trovava la diagonale, cioè questa cosa qua. Beh, per forza. È una roba immaginabile. La risultante. I piedi ad angolo retto. Immaginarlo, come si chiamava? Jim
Pitney. Jane Pitney. Immagine dietro il suo coach Gin. Questa sarebbe stata la pronuncia di Mike Bongiorno. Esatto. Che era uno dei pochi a dire Little Tony. Little Tony. Noi chiamiamo Little Tony. Little Tony. Little Tony. Senti, Giovanni quanti anni ha adesso? Beh, vabbè, questo poi così fa dei calcoli su di me. Vai, l'hai fatto, ha fatto già un tu. Quarantello già, sì. Un quarantello? Beh, come 82. Sta? Perché è un nostro caro amico, non lo vediamo da un po' e ci farebbe piacere che tornasse qui al Social Club, perché è un grandissimo chitarrista, un grandissimo bravo, musicista. Sì, sì. Ma non lo so, chiamatelo. Io l'ho sentito. Si io può chiamare? Sì. Penso che ora si sveglia lui, perché noi... No, lui si sveglia presto. Siamo in onda presto. No, no, è diverso. Questo è cambiato? Ha preso dalla madre, credo. Con Claudio non si va a letto se non sono le 5 del mattino. Mi ricordo a Lampedusa quando facevi lo scià. Anzi, lì non si andava proprio a letto. Grande fisico, non so come fa. Cioè, non la melatonina non la prende e fa una tirata fino alle 5. Tu non prendi prende la melatonina. Adesso non dire fa una tirata fino alle 5. No, fa una tirata. Perché sennò... No, che già allora, se ne dicono di tutti i colori. Allora, fa una tirata fino alle 5. Guardate, fa tutta una tirata, cioè sveglio. Ok, non è che siccome abbiamo parlato di Giovanni, sì, uno poi gli chiede di cantare dal vivo la canzone che gli ha dedicato quando è nato. Non la volete ascoltare, avrai, no? Purtroppo, guarda, te l'avrei voluta far cantare, ma loro non vogliono. Loro non vogliono. Vabbè, bravi, bravi. Claudio, ti è piaciuto questo gancio? Se vuoi ne facciamo un altro. Dici no, beh, quella meglio di così. No, va bene. No, poi, dai. Luca si offenderebbe. No, che ne so, con la io ci rimarrei molto male. Ti allora, accompagno al pianoforte o... Sì, sì. No, se vuoi. Ti accompagno se vuoi. No, non sai come Jim Pitney. Cioè, voglio dire, vai, puoi andare non dritto. Non devi trovare la diagonale. È qui. Qua, è qua, guarda. È di qua, ecco, esatto. Grazie. Claudio ci fa questo regalo oggi, anche se questa non è Caracalla, anche se non è l'Arena di Verona, anche se non è il centrale del Foro Italico, ci fa ascoltare, ci fa questo regalo e ci fa ascoltare Avrai dal vivo. Hai sorrisi sul tuo viso, come ad agosto grilli e stelle, storie fotografate dentro un album, rilegato in pelle, tuoni di aerei supersonici che fanno alzare la testa, e il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra. Avrai un telefono vicino, che vuol dire già aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare, e pantaloni bianchi da tirare fuori, che già è stato un treno per l'America senza fermate. Avrai due lacrime più dolci da seccare, un sole che si uccide, pescatori di telline e neve di montagne, pioggia di colline. Avrai un legnetto di cremino da succhiare, avrai una donna acerba e un giovane dolore, viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore, avrai una sedia per posarti e ore vuote come uova di cioccolato, ed un amico che ti avrà deluso, tradito, ingannato. Avrai il tuo tempo per andar lontano, camminerai dimenticando, fermerai sognando, e avrai la stessa mia triste speranza, e sentirai di non avere amato mai abbastanza. Se amore amore avrai parole nuove da cercare, quando viene sera e 100 punti da passare, e far suonare la ringhiera
la prima sigaretta che ti fuma in bocca un po' di tosse, Natale di agrifoglie e candeline rosse, lavoro da sudare, mattini fradici di brividi e rugiada, giochi elettronici e sassi per la strada, avrai ricordi, ombrelli e chiavi da scordare, avrai carezze per parlarne con i cani, e sarà sempre di domenica domani, avrai discorsi chiusi dentro e mani che frugano le tasche della vita, ed una radio per sentire che la guerra è finita, avrai, avrai, avrai il tuo tempo per andar lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando, e avrai, avrai, avrai la stessa mia triste speranza, e sentirai di non averti amato mai abbastanza. Se amore, 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 amore avrai. Social Club con Avrai. Grazie Claudio. Grazie a voi. Che regalo, che regalo, che regalo. Beh, ricordiamo qualche appuntamento, tutti su il film Buon Compleanno Claudio, al 15, 16 e 17 maggio nelle sale, e poi i concerti a tutto cuore dal 21 al 30 settembre a Roma al Foro Italico, poi all'Arena di Verona 5-7 dal 5 al 7 ottobre e poi a Palermo dal 12 al 14 ottobre. Ma ce la farai? No, te lo stai dicendo solo a me, sono i tuoi questi. No, 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 io ho qua uno all'oratorio e poi Suor Germana mi ha detto, appunto, vengono i parenti da giù. Senti, ho una scrittura. Fanno adesso all'Espero il cinema, che quella sera si chiamava Esero, perché la sì, pila avevano tirata giù a Sassate. C'è uno spettacolo di Avan. Avan spettacolo, e sono molto Avan. Sì, se ti interessa, io ti posso far avere la per scrittura. Militari solo? Posso... Militari e mariti in libera uscita. Beh, allora ci sta, ci sta, ci sta. Ci vado, ci vado, ci vado. Facciamo in tempo a chiudere con la musica di Francis. Per noi chiudiamo sempre in bellezza qua, con Francis Alinascione e la Social Band.